L'encefalo è quella parte del sistema nervoso centrale contenuta all'interno della scatola cranica. È la parte più importante, in quanto è la sede principale dell'attività nervosa e delle facoltà intellettive. Come si sviluppa l'encefalo? In un embrione, l'encefalo si sviluppa a partire dal tubo neurale, una struttura cilindrica da cui originerà poi il sistema nervoso centrale. Negli stati iniziali è formato da tre parti: prosencefalo, mesencefalo e rombencefalo. Negli esseri umani, durante il corso dello sviluppo, il tubo neurale perde la sua forma cilindrica e si allarga in vescicole encefaliche, formando le diverse parti dell'encefalo. Dalla restante parte del tubo neurale, invece, si formerà il midollo spinale. Successivamente il prosencefalo si divide in altre due vescicole, dette telencefalo e diencefalo. Invece il rombencefalo si divide in metencefalo e mielencefalo, detto anche bulbo o midollo allungato. Infine abbiamo la porzione extracranica del sistema nervoso centrale, detto midollo spinale. Come è formato l'encefalo? È formato da cervello, cervelletto e tronco encefalico. Cervello è l'organo principale del sistema nervoso centrale ed è diviso in telencefalo e diencefalo. Il telencefalo è la porzione più voluminosa dell'encefalo ed è formato da due emisferi cerebrali separati da una scissura longitudinale che formerà i vari lobi. Gli emisferi hanno aree che svolgono funzioni diverse e controllano il lato del corpo opposto rispetto alla parte del cranio in cui si trovano. La parte destra del cervello elabora quindi le informazioni provenienti dalla parte sinistra del corpo e viceversa. Il diencefalo si trova al centro della scatola cranica ed è formato da tre componenti fondamentali che sono talamo, trasmette le informazioni sensitive alla corteccia cerebrale. Ipotalamo, collabora con l'ipofisi, ipofisi, epitalamo ed epifisi. Cervelletto è una parte del sistema nervoso centrale situata nella parte posteriore della scatola cranica ed è più piccolo del cervello. Il cervelletto è importante per il controllo motorio e la coordinazione, ma si occupa anche di alcune funzioni cognitive legate al linguaggio, all'attenzione, eccetera. Tronco encefalico è costituito da mesencefalo e dal romboencefalo ed è il centro che controlla il respiro, la temperatura corporea, la circolazione sanguigna e i riflessi. Il tronco encefalico è suddiviso in tre parti: mesencefalo, ponte di variolo, bulbo o midollo allungato. Come viene protetto l'encefalo? L'encefalo è avvolto da tre membrane dette meningi. Partendo dall'esterno verso l'interno sono dura madre, aracnoide e pia madre. Tra l'aracnoide e la pia madre si trova uno spazio detto spazio subaracnoideo, in cui circola il liquido cerebrospinale, un liquido che bagna e nutre il sistema nervoso centrale, creando un ambiente ideale per il funzionamento delle cellule nervose.